una semplice festa per augurarsi un buon inizio scolastico, ma una vera e propria idea per celebrare quella che le Nazioni Unite hanno voluto definire la giornata universale del bambino. È per questo che l'inaugurazione dell'anno scolastico dell'Istituto Comprensivo Verdi Cafaro ad Andria è una prassi consolidata che si svolge proprio nei pressi del 20 novembre, che è effettivamente la giornata in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo nel 1959 e la Convenzione sui diritti del fanciullo nel 1989. Ormai una felice consuetudine, quella della nostra comunità scolastica, di riunirsi, docenti, genitori, alunni, per riflettere su quella che è la situazione dell'infanzia e dell'adolescenza. E lo facciamo poi in una data, in un periodo non casuale ma pensato, vale a dire il periodo in cui in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il nostro obiettivo è quello di promuovere una riflessione comunitaria su quella che è la situazione dell'infanzia, accendere i riflettori sui nostri bambini, sui nostri ragazzi. Ma è come in questo momento la difesa dei diritti dei bambini è uno dei mantra a cui la scuola deve assolutamente ispirarsi per un corretto programma educativo. Il diritto dei diritti non codificato nella Convenzione internazionale, ma che li compendia a tutti, è a mio avviso il diritto alla felicità. E auguriamo a tutti i bambini, a tutti i ragazzi, non solo della nostra scuola, ma di tutto il mondo, di essere felici. Ed allora spazio al tanto lavoro che viene svolto all'interno dell'istituto con canti, balli e musica, tanta musica, quella che nella Verdi Cafaro continua a respirarsi in ogni corridoio ed in ogni angolo, praticamente da quando le due scuole sono state fondate, una tradizione che l'istituto prosegue con grande passione e che ha assunto in questo anno un valore ancora maggiore, visto che Carla e Giuseppe Lomuscio, genitori di Giorgia, un angelo strappato alla vita da un male in giovanissima età, ma che ha vissuto e si è formato proprio all'interno della scuola Cafaro, dopo aver già donato all'istituto una chitarra, hanno voluto istituire proprio una borsa di studio a suo nome in favore di un alunno meritevole del corso ad indirizzo musicale che si sia distinto nello studio dello strumento, oltre che per il perseverante impegno profuso durante il suo percorso e per lo stile relazionale di notevole valore che lo ha sempre caratterizzato. Qui i bambini si preparano in maniera gioiosa e convinta rispetto a questo appuntamento e per noi tutti si rinnova lo spirito di collaborazione, di condivisione e soprattutto nel rispetto reciproco dei diritti e dei doveri che proprio la Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza mette in atto. All'evento, come ogni anno, non ha voluto mancare il vescovo di Andria, Monsignor Luigi Manzi, ma anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale, ma i veri protagonisti sono stati ovviamente i ragazzi e i loro insegnanti, accolti da applausi e tantissimo entusiasmo. In questa data molto importante per la scuola, tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Verdi Cafaro, dall'infanzia fino alla secondaria di primo grado, si impegnano in diverse performance, incentrate sempre sui diritti del fanciullo. Il 20 novembre, da sempre la nostra scuola si dedica a far conoscere ai studenti i diritti del fanciullo, in particolar modo dedicando il 20 novembre all'inaugurazione dell'anno scolastico. Il 20 novembre perché nel 1989 i paesi dell'ONU hanno firmato la Dichiarazione dei diritti del fanciullo.